it's time to dance floor. The sound is rich and my pants have pockets. Y'all remember Susie Wendy, cause you're the one with the hot. Ha quasi 35 anni e raccoglie sostenitori ed amici in tutti i paesi del mondo. È la cultura hip hop nata nel South Bronx nel 1973 e festeggiata il 22 dicembre al Mascara Disco Live nello Zulu Anniversary. L'hip hop abbraccia le espressioni artistiche della musica, della danza, della parola e della pittura e si manifesta nei DJs, nei rappers, nei writers e nei b-boys, ovvero nei ballerini di breakdance arrivati per l'occasione a Mantova da tutta Italia. A Mantova abbiamo una grossa tradizione soprattutto per quanto riguarda la danza, quindi il breaking, per cui io assieme ad altri siamo stati un po' i primi qui a Mantova 23-24 anni fa ad iniziare a ballare, però ovviamente l'hip hop, essendo una cultura, ha coinvolto anche musicisti, quindi DJs oppure persone che si sono avvicinate al rap. La nostra realtà come hip hop è comunque a Mantova soprattutto sostenuta dai breakers, dai b-boys che si trovano e si allenano un po' dappertutto per come dire, esprimere al meglio le loro abilità. La gente di oggi viene da tutta Italia, per cui abbiamo pullman che vengono da Roma, dalla Bassa Italia, furgoni, furgoncini, tutte le città più vicine, anche perché questo a Mantova è l'unico evento come dire, che vuole commemorare la nascita della Zulu Nation e tutto ciò che la Zulu Nation implica. Sviluppatasi per tenere i ragazzi del South Bronx lontano dai crimini, coinvolgendoli al contrario in qualcosa di creativo, la cultura hip hop si raccoglie oggi intorno alla Zulu Nation, fondata da Africa Bambaataa, un progetto che, quattro elementi artistici tradizionali, aggiunge un quinto elemento che li abbraccia tutti, la conoscenza storica e culturale. Sulla base degli accordi presi direttamente a New York con Bambaataa, potrebbe sorgere presto anche in Italia una filiale della Zulu Nation. So what we're trying to do here in Italy, you know, along with Scott, Joe, Rock, Chris, Next One, a couple of our brothers, Schizo, Gruff, you know, just trying to bring back the culture of hip-hop where you can have the b-boys come and support the rappers during a concert, you got the graffiti writers, or you have the DJs, just everybody being one unit, you know, peace, love, unity and having fun. E divertimento c'è sicuramente stato nelle musiche dei DJs e nelle acrobazie dei breakers, in un cerchio del libero confronto che con il passare delle ore si è fatto sempre più stretto e sempre più intenso.